Buongiorno a tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.ft-azione.it e oggi facciamo questo video audio per parlare proprio della festa della donna. Come sappiamo oggi è l'8 marzo e quindi voglio cogliere l'occasione per lavorare sulla femminilità. E sulla femminilità che non è solo dentro le donne, ma è anche dentro ad ogni uomo. Abbiamo tutti una parte, come sappiamo bene, maschile, femminile, yin e yang. E, per onorare il femminile delle nostre madri e di tutte le nostre antenate che comunque ci hanno portato qui, per onorare il femminile nella natura, nel mondo, nella vita e per permettere a questo femminile di esprimersi, di integrarsi, di partecipare, di accogliere e di essere sempre più luminoso al fianco appunto di questo maschile che appunto necessita di un nutrimento, del sostegno e di tutta l'energia che il femminile, col suo radicamento, con la sua accoglienza, con il suo nutrimento, con la sua maternità, è in grado di portare nel nostro mondo, nelle nostre vite, nelle nostre sensazioni fisiche, nei nostri progetti, nelle nostre relazioni e in ogni ambito sociale, economico, politico, per proprio portare questa nuova energia, questa riconnetterci con questa energia e permettere a tutto quanto di fiorire e di essere proprio in questo amore materno, in questo amore femmina. E quindi partiamo proprio dal punto karate, anche se con difficoltà contatto il femminile dentro di me per onorarlo, per benedirlo, per ringraziarlo, per gratificarlo, per dargli il posto, il tempo e lo spazio che, di cui ha bisogno, io mi perdono e mi onoro completamente e profondamente. E anche se la nostra è una società basata su valori molto materiali, che sono fondamentali per l'esistenza, mi permetto di irrorarli, di nutrirli, di sostenerli, di elevarli, di santificarli con l'energia del femminile in me. E ringrazio, benedico, onoro e mi inchino, infatti proprio anche un'azione, no, di inchinarsi, davanti a tutto il mio femminile e davanti al femminile di tutti i miei antenati, di tutte le mie antenate, di mia madre, di mia nonna, della mia bisnonna e di tutte le progenie future del femminile, delle mie figlie, del femminile dei miei antenati. Grazie. Un bel respiro. Sopra la testa benedico il femminile in me. Benedico e onoro e santifico il femminile in me. E chiudendo gli occhi, permettetevi di sentire dove questo femminile è in voi, in che cosa esprimete questa femminilità, questa donna che c'è in noi. Un bel respiro. Centro dell'occhio, grazie di esserci. Un bel respiro. Questo femminile dentro di me. Lato dell'occhio, questo materno dentro di me. Grazie, ti onoro. Sotto l'occhio mi permetto di benedire, onorare e amare la femminilità in me e di esprimerla in tutti gli ambiti della mia vita, nel lavoro, nell'amore, nelle amicizie, nelle relazioni, nei miei movimenti, nella mia essere genitore, nel mio essere figlio, nel mio essere collega, nel mio essere titolare, nel mio essere amico. In ogni espressione della mia vita porto questo sottile, questo delicato, questo nutriente, femminilità. Un bel respiro. Sotto il naso e mi permetto di contattare questo femminile e di dargli lo spazio che merita. Grazie.
Sotto il naso, grazie di esserci. Sotto la bocca, grazie di esserci. E ringrazio e benedico il femminile clavicola di tutti i miei antenati, di tutte le mie antenate, di tutta la mia famiglia, di tutte le mie origini. Tutto il femminile della terra, tutto il femminile della natura. E mi connetto al campo del femminile per lasciar scendere in me, per canalizzare tutte le risorse del femminile positivo in me. Un bel respiro. Punto del timo e benedico tutte le donne intorno a me. Tutto il femminile intorno a me, tutte le persone che incontro intorno a me, questo namaste continuo ad ogni incontro. Il mio femminile e il mio maschile onorano il tuo femminile. E sentite anche la sacralità di queste parole, di questi gesti, apparentemente non connessi a una realtà, ma estremamente connessi al mondo dell'invisibile, che è quello che determina ogni cosa che accade. Nostra vita è stata per anni condizionata da un sistema di visione causa-effetto. Già Sibaldi ha parlato di un ribaltamento, cioè di cosa accade oggi prevede cosa, cioè che cosa, perché accade, ma rispetto al domani, non rispetto a ciò che feci, di un sistema punitivo di colpa, ma un sistema di risorsa per un futuro. E sganciandoci da questa causa-effetto ci sganciamo anche da questo sistema del mondo visibile solo, c'è tutto un insieme di mondo invisibile, cioè il nostro inconscio, il 97%, non è visibile, ma condiziona le nostre scelte. Le emozioni non sono visibili, ma condizionano le nostre scelte, la nostra vita. Quindi permettetevi di sentirlo, anche se è invisibile, c'è. Sotto l'ascella e mi permetto di fare proprio oggi, che è un po' la festa delle donne, diciamo la festa del femminile, di onorarlo. Cosa posso fare per te oggi, ogni giorno? E chiediamoci anche come trattiamo le donne, come per anni sono state trattate, e vorrei anche approfittare per ripulire con una logosintesi tutto ciò che è stato subito negli anni, nel tempo, le violenze, gli omicidi, l'aggressività, che è anche il risultato di un femminile oggi molto maschile, compensatorio di abusi passati nel DNA. Quindi permettiamoci anche di ripulire questa energia, quindi perdoniamo, amiamo, ripuliamo tutto ciò che è accaduto nel passato, a tutto il che accade nel presente, a tutto il femminile del mondo e preghiamo perché possa essere sanato, guarito, salvato, redento e perdoniamo chi ha fatto del male al femminile. Un bel respiro. Sotto il seno, chiudiamo gli occhi, recupero tutta la mia energia vitale congelata in tutta la sofferenza, in tutta la densità, in tutti gli abusi, in tutte le violenze, in tutti gli omicidi che le donne, che il femminile ha subito fin dall'inizio dei tempi ad oggi e la riconduco al giusto posto in me e mando al posto dello spazio creato tutto l'amore, la benedizione, l'accoglienza, l'accettazione, la guarigione. Respiro. Tabacchiera, allontano tutta l'energia non mia legata a questa emozione, a questi abusi, a questa negatività, a questa sofferenza del femminile per tutti gli abusi.
per tutte le aggressioni, per tutte le violenze, per tutti gli omicidi, per tutte le malattie, per tutti i parti dolorosi, per tutti gli aborti subiti, da ogni mia cellula, da ogni mio corpo, da tutto il mio spazio personale, da quello dei miei antenati e da quello del mondo, e la rimando al vero posto, al vero tempo, al vero sé, a cui realmente appartiene. Respiro. E al posto dello spazio lasciato mando amore, guarigione, luce, perdono. Respiro. Gante, mi permetto di onorare, benedire, gratificare, santificare il femminile in me. E sono grato che ci sia. Grazie al femminile dentro di me, fuori di me, nelle donne, negli uomini, nei miei antenati. Lo benedico, lo amo, lo onoro. E lo riempio di luce. E così sia. Grazie. Namaste al vostro femminile e al mio.